Giovanna, apri per favore. No. Non c'è niente da fare, entrate in casa, non mi neanche salutate, si è chiusa qui dentro. Giovanna, così ci fai preoccupare. Perché non apri? Non voglio vedere nessuno. Calma. Beh, adesso butta giù la porta e la facciamo. Ho un'idea. Aspetta. Giovanna, facciamo un patto. Se io adesso mando via Sandro e rimaniamo noi due soli a parlare, va bene? Va bene. Cioè, fammi capire, il problema sono io. Sì. Con te ci parla e con me no. Ma tu sei il marito. Beh. E beh, può darsi che abbia timore del tuo giudizio, invece con me si sente più libera. Dai, sì. Per favore, stai, dai, Sandro. Giovanna, sono solo adesso. Su. Quando ero al conservatorio, c'era una violoncellista che era il mio idolo. Avevo tutti i suoi dischi, tutti i suoi concerti. Poi un giorno feci un esame con lei. Io ero emozionatissima, ma ero felice. Immagino. Ma lei, proprio lei, mi bocciò. E mi disse che non solo non ero portata per il violoncello, ma neanche per la musica. Tutti possono sbagliare, no? Sì, ma non il mio idolo, lo capisci? Certo, lo capisco. Però sono passati tanti anni, non capisco perché proprio adesso tu soffra così. Forse ti è rivenuto in mente all'improvviso il ricordo di quell'esame, non so. No, molto peggio. E che è successo? L'ho ritrovata all'audizione. E t'ha bocciato pure adesso? No, stavolta non gliel'ho permesso. Brava, brava. Me ne sono andata senza fare l'audizione. Ah, ecco. Hai avuto paura? Giovanna, stammi bene a sentire. Come saprai, io sono più di 30 anni che porto una pallottola nel cuore. Non ho mai saputo chi mi abbia sparato e me ne sono fatto una ragione. Ma a un certo punto ho avuto paura che la pallottola si muovesse, allora ho cominciato a non mangiare, a non fare sforzi, a fare una vita, proprio una vitaccia, ecco. Ma poi mi sono pure reso conto di una cosa, che io per sopravvivere stavo rinunciando a vivere, per paura, capisci? E ognuno di noi ha una pallottola nel cuore, no? La tua è la paura di non farcela. Proprio così. Non devi permetterle di farti rinunciare a vivere, capito?